Vieni, entra pure. Tu, ma come hai fatto a tornare? Vattene, via, fila, hai capito? Ma chi l'ha fatta entrare? Fuori dai piedi! È in gamba, sa aprire le porte. Come i ladri. Lascialo rimanere, papi. Niente da fare. Scusate il ritardo, buon compleanno. Adesso so chi l'ha fatto entrare. Bentornata, signora Manica Larga. È solo come un cane. Sei fregata di frenare i tuoi impulsi generosi a getto continuo. Non tutti, naturalmente. Di un po', dove sei stata di bello fino adesso? A fare spese. Buon compleanno. Comincia! Svegliati! Andiamo! Svegliati! Cosa c'è? Svegliati! Di, cosa hai combinato ieri sera con quelle arpie della tua associazione? Con chi? Con quelle in piccione. Dove sei stata? Parla! Siamo state a visitare un orfanotrofio. Perché? E cosa hai complottato con quella vecchia befana della signorina Kenyon? Niente. Voleva che ti chiedessi di adottare una bambina. Ora è qui e ha portato con sé un mostriciattolo. Avanti, muoviti. Ma io le avevo detto d'aspettare. E lei ha fatto la sorda, ripetiglielo, io sono già in ritardo. Senti, per l'ufficio. Senti, papi, quella bimba ne ha passate tante, è un'adolescente inquieta. E io sono un adulto inquieto e pretendo che se ne vada. Gli abbienti devono accogliere i derelitti, è il metodo moderno per accrescere il nucleo familiare. Lascia la via nuova e tieniti alla vecchia. E poi chi ti ha messo in testa l'idea che noi siamo degli abbienti? Pensavo che tu riuscissi a diventarlo. Come? Dove? Tu hai sposato un ingegnere civile con stipendio fisso e l'hanno fissato bene. Mentre invece i prezzi salgono. Se ci prendessimo in casa un altro bambino, saremmo costretti a privare i nostri figli dello stretto necessario. Faremo economia. Credevo che fossimo già arrivati all'osso. Ricorda che da 3 anni non ti sei fatta un abito. Questa vestaglia, questo cencio è più vecchio del maggiore dei tuoi figli. Non me ne importa. Ah, importa a me, a noi due non ci pensi. Proprio adesso che i nostri ragazzi sono in grado di badare a loro stessi e che potremo dedicare un po' di tempo l'uno all'altra. Su, andiamo. Non hai torto. Anna, io so quello che provi. Aspettavamo un altro figlio, ma questa no, e non ora. È meglio che andiamo a dirglielo. Oh. Buongiorno. Anna, la prego di capirmi. Ho dovuto condurglielo stamattina. Ma è un po' troppo presto, prima dovevo... Un momento, mia cara. Non è il caso di impegnare una discussione imbarazzante davanti alla bambina. Andiamo, abbi pazienza, Andiamocene Gianna. Via. Non mi vogliono. Aspetta almeno che prendano una decisione. Aveva detto che era già deciso. Io avevo pregato la signorina di lasciarmi riflettere. Ha fatto i conti e trova che il sussidio del governo è un boccone piuttosto magro? Che caratterino. Tenetemela almeno per 2 settimane. Non mi terrebbero neanche per 2 minuti. Andiamo, dove proviamo adesso? Allo zoo? Un momento. Se è solo per 2 settimane, può restare? Non tu, lei. Questi. Grazie, Anna. Gianna, questi sono Trot, Timmy e Tilly. Ciao.